Parliamo di disequazioni di secondo grado binomie, trinomie. Ax quadro più bx più c maggiore di 0 è una disequazione di secondo grado. Facciamo la prima ipotesi. Ipotizziamo che a è maggiore di 0 e il delta è maggiore di 0. Ecco, qui rappresento una retta dove riporto sull'asse delle ascisse le soluzioni x1 e x2 del trinomio di secondo grado e chiaramente guardando il segno del coefficiente a, se a è positivo noi riporteremo i valori positivi di questo trinomio all'esterno delle soluzioni x1 e x2 dell'equazione di secondo grado associata e diremo che il trinomio invece è negativo per valori interni. È chiaro che questa rappresentazione grafica ci dice il segno del trinomio negli intervalli che ho riportato. Ma naturalmente l'alunno dovrà rispondere alla seguente domanda: dov'è positivo il trinomio? Perché qui noi dobbiamo leggere naturalmente l'esercizio in questo senso, cioè qui c'è scritto dov'è positivo il trinomio. È chiaro che la risposta la possiamo dare dicendo, quindi qua mettiamo un più, dicendo che la soluzione della disequazione di secondo grado a x quadro più bx più c maggiore di 0 è verificata per x minore di x1 unione x maggiore di x2. Noi sceglieremo naturalmente i valori esterni, quindi a x1 e x2. Quindi praticamente qui finisce l'esercizio. Vediamo la seconda slide. Qui abbiamo un esempio pratico. Cioè abbiamo 3x quadro più 2x meno 5 maggiore di 0. Allora, la prima cosa da fare è riportare i coefficienti ABC del trinomio di secondo grado A uguale a 3, B uguale a 2, C uguale a meno 5. Osservare il segno di A, A maggiore di 0, e riportare su questa rappresentazione grafica intanto le soluzioni x1 e x2 che troveremo con questo calcolo. E ricordare che quando A è positivo il trinomio di secondo grado è positivo per valori esterni ed è negativo per valori compresi tra x1 e x2. Naturalmente io devo trovare le soluzioni x1 e x2 e le posso trovare risolvendo l'equazione di secondo grado associata che è 3x quadro più 2x meno 5 uguale a 0. Qui risolvendo l'equazione trovo che x1 vale 1 e x2 uguale a meno 5 terzi. A questo punto qui riporto meno 5 terzi, qui riporto 1 e riporto in rosso i segni del trinomio. Il trinomio è positivo per valori esterni ed è negativo per valori compresi tra meno 5 terzi e 1. Quindi la risposta alla, o meglio la soluzione dell'esercizio, sarà quella di riportare gli intervalli in cui è positivo il trinomio. Sono praticamente gli intervalli esterni a x1 e x2. E scriverò che la soluzione è x minore di meno 5 terzi unione x maggiore di 1, dove ho scritto sì, corrispondono gli intervalli soluzione del trinomio della disequazione di secondo grado associata. Qui abbiamo per esempio un altro esercizio, qui è scritto x quadro più 4 maggiore di 0, anche qui ricordiamo che si riportano i coefficienti ABC del trinomio di secondo grado, il delta, qui scopriamo di avere un delta negativo, e chiaramente con A positivo e delta negativo su questa rappresentazione grafica devo indicare tutto positivo, cioè in parole povere il trinomio riportato è sempre positivo. Rispondiamo adesso alla domanda di individuare gli intervalli dove x quadro più 4 è maggiore di 0. Possiamo dire che è tutto l'intervallo, si dice che la soluzione è per ogni x appartenente ai reali. Ecco, qui insisterei dicendo che l'equazione associata di secondo grado è impossibile in R, ma la disequazione di secondo grado invece è sempre verificata. Passiamo a quest'altro esercizio. Qui abbiamo per esempio x quadro più 4 minore di 0. Rispetto al precedente, dove appunto avevamo x quadro più 4 maggiore di 0, qui si chiede di determinare gli intervalli in cui è minore di 0 il trinomio. Ecco, diciamo che la prima cosa da fare è riportare i coefficienti ABC e il delta. ABC, A è 1, B è 0, C è 4. Il delta è negativo. Diciamo che questo trinomio, dal punto di vista grafico, è sempre positivo perché sappiamo che con A maggiore di 0
è tutto positivo e delta negativo naturalmente. Non abbiamo x1 e x2 perché è un'equazione di secondo grado impossibile in R. Adesso guardiamo naturalmente cosa chiede l'esercizio. Chiede di determinare gli intervalli in cui questo trinomio è negativo, lo dice questo segno. Beh, guardando questo grafico posso dire che non è mai negativo, quindi la disequazione non è mai verificata, è impossibile. Quindi questo caso, questo esercizio, si risolve scrivendo questo. Non ha soluzioni in R, non è mai verificato. Ora, chiaramente noi qui abbiamo ragionato utilizzando questo metodo grafico, ma si potrebbe anche dire che, essendo somma di due quadrati, il trinomio di secondo grado, non è mai negativa la somma di due quadrati, quindi è evidente che non sarà mai minore di zero. Facciamo quest'altro esercizio. Qui abbiamo un trinomio di secondo grado, si chiede dove è positivo, quindi come al solito riporterò ABC, 1, 3, 4, calcolerò il discriminante delta come B al quadrato meno 4C, scopriamo che è negativo, e so anche che dal punto di vista grafico il trinomio di secondo grado è sempre positivo, perché abbiamo un A positivo e un delta minore di zero. Adesso guardiamo cosa ci chiede l'esercizio. Ci chiede di determinare gli intervalli in cui questo trinomio è negativo, è maggiore di zero. Quindi qui devo scrivere maggiore di zero, praticamente è positivo. Chiaramente, ecco, io guardo questo simbolo e guardando questo grafico dirò che è sempre maggiore di zero per ogni x appartenente a reali. Questa è la soluzione di questa disequazione di secondo grado. Passiamo a questa slide in cui abbiamo per esempio una situazione molto semplice, x quadro maggiore di 0, ecco qui si può anche evitare questo grafico, un quadrato è sempre positivo e naturalmente qua ci viene chiesto maggiore di 0 e non uguale a 0, quindi dovrei scrivere maggiore di 0 per tutte le x eccetto lo 0, quindi qui dovrei escludere, naturalmente eccetto il valore 0, quindi dovrei escludere lo 0 perché nello 0 si annulla praticamente questa disequazione, noi stiamo cercando tutti i valori che la rendono positiva e non nulla, quindi questa è la soluzione per un x appartenente a reali eccetto naturalmente il valore diciamo 0. E chiaramente si poteva anche risolvere questa disequazione dicendo che x quadro è maggiore di 0 diciamo sempre per qualunque x, perché un numero al quadrato è sempre positivo, e escludiamo lo 0 perché si chiede maggiore non uguale a 0. Quest'altro esercizio, stesso ragionamento, dov'è che è negativo? Beh, un quadrato non è mai negativo, un quadrato è sempre positivo, no? Qui ci viene chiesto dove è negativo, quindi potrei dire che diciamo dal punto di vista della soluzione non è mai verificata questa diseguaglianza, non è mai verificata, quindi scriverò che è impossibile. La stessa disequazione potevamo risolverla mettendo per esempio maggiore o uguale a 0, ecco, se avessi messo maggiore o uguale a 0 io avrei scritto che la soluzione sarebbe stata per ogni x comprendendo anche lo 0, quindi diciamo che il maggiore o uguale mi esclude questa situazione qui, perché posso includere lo 0. Se qui avessi scritto per esempio minore o uguale a 0 non sarebbe stata impossibile, ma avrebbe ammesso l'unica soluzione, che sarebbe stata la soluzione naturalmente x uguale a 0. Vediamo quest'altro esempio. Qui abbiamo per esempio meno 4x quadro minore di 0. Anche qui si chiede per quali valori diciamo questa disequazione è verificata. E qui possiamo fare questo semplice ragionamento. Naturalmente meno 4x quadro col minore, anzi qui mettiamoci anche l'uguale, mettiamo minore uguale, e diciamo subito questo, che x quadro è sempre positivo, quindi dal punto di vista grafico qui abbiamo un meno 4, quindi questo, chiamiamolo monomio, meno 4x quadro, è una grandezza sempre negativa per ogni x. Qua ci viene chiesto per quale x è minore o uguale a 0, quindi la soluzione è per ogni x appartenente a reale, è sempre verificato. Ecco, questo è un modo di risolverlo senza ricorrere a questa rappresentazione, nel senso che alcune disequazioni si possono praticamente risolvere senza, ecco, affrontare lo studio classico. Quindi quando abbiamo un x quadro più 3x quadro più 4,
dobbiamo ricordare che naturalmente si tratta di potenze pari e quindi bisogna un attimo ragionare sul segno della potenza pari. Qui abbiamo per esempio x quadro più 3 maggiori di 0. Ecco, questo è un esercizio in cui ragionando possiamo dire che a è 1, b è 0, c è 3, delta negativo, questa è sempre positiva e quindi la risposta alla domanda dov'è che il trinomio è positivo, non dimentichiamo che questo grafico è il segno del trinomio, mi sta dicendo che è sempre positivo, ma io devo rispondere alla domanda dov'è positivo, la risposta è per ogni x appartenente ai reali. Ecco, io l'ho risolto con questo metodo grafico, potevo anche ricorrere a una semplice analisi della disequazione dicendo che la somma di quadrati è sempre positiva per ogni x a prescindere da questo studio e quindi si rispondeva subito dando la soluzione della disequazione. Qui abbiamo per esempio quest'altro esercizio in cui qui ragioniamo praticamente su disequazioni cosiddette disequazioni diciamo binomie. Ecco, nelle disequazioni binomie naturalmente questa volta il grado è 3 e si chiede di determinare le x per le quali il primo membro, non parliamo più di binomio di secondo grado ma in binomio di terzo grado, risulta essere naturalmente positivo. Qui abbiamo un più. Ora, come si procede in questo caso? Intanto si dice questo, l'esponente com'è? L'esponente della x è dispari, questo è importante, quindi quando è dispari si porta il 125 a destra, diventa x al cubo maggiore di 125, si estrae la radice cubica di 125 e diciamo che per x maggiore di 5 questo termine è maggiore di 0, quindi perché? Perché se avessi messo anche uguale a 5 avrei ottenuto lo 0, io devo cercare quelle x che rendono il primo membro maggiore di 0, quindi la soluzione è molto facile, quindi diciamo che in questo caso si separa il termine noto dalla x, si estrae la radice cubica e la soluzione è x maggiore di 5, disequazione binomia. Vediamo quest'altro caso, per esempio x all'ottava meno 256 maggiore di 0, questa volta l'esponente è pari. Il ragionamento è diverso dal precedente, dobbiamo fattorizzare x all'ottava meno 256, è un binomio di ottavo grado, beh, somma per differenza di, cioè, questo caso diventerebbe x alla quarta meno 16 per x alla quarta più 16, ma x alla quarta più 16 non si fattorizza ulteriormente, è una somma di quadrati, diciamo, mentre x alla quarta meno 16 si può ancora scomporre x quadro meno 4 per x quadro più 4. Io mi fermerei a questa scomposizione e osserverei che questo primo termine, questo binomio, è positivo se lo è ogni fattore, diciamo, o meglio, se poniamo maggiore di 0 ogni fattore di questo trinomio, no? È chiaro che la tecnica per risolvere l'equazione è la seguente: si pone maggiore di 0 il primo fattore, x quadro meno 4 maggiore di 0, pongo maggiore di 0 il secondo fattore e maggiore di 0 il terzo fattore. Sugli ultimi due fattori io non faccio alcuno studio perché dirò semplicemente che essendo somma di quadrati queste due sono sempre positive, quindi sono già risolte. Mi soffermerei sulla prima disequazione, x quadro meno 4 maggiore di 0, che essendo di secondo grado ricordiamo che si trovano prima le soluzioni dell'equazione associata, che sono meno 2 e 2, lo metto qui. E poi ricordiamo che essendo a positivo è positiva per valori esterni. A questo punto la risposta alla disequazione in cui si viene chiesto per quale x il binomio è maggiore di 0 è la seguente, x minore di meno 2 maggiore di 2. L'esercizio non è finito perché è obbligatorio il grafico finale, dove io riporto in questo grafico i tre fattori. Il primo x quadro meno 4 maggiore di 0 lo rappresento qui, per valore esterno in linea continua al centro un tratteggio, poi x quadro più 4 abbiamo detto che è sempre positivo, è questa linea, e l'altra è x alla quarta più 16 che è quella inferiore, è l'ultima linea, si fa il prodotto dei segni, più più meno, più, e abbiamo sì, no, sì, cioè gli intervalli in cui è verificata questa disequazione ho scritto sì, perché è positivo il prodotto dei tre fattori. E chiaramente scriverò che la soluzione finale è x minore di meno 2 e unione x maggiore di 2, è quella che adesso incornicio, praticamente è la soluzione che, diciamo, risponde alla ricerca delle x che soddisfano questa disequazione. Quindi diciamo che il procedimento è sempre questo,
stiamo risolvendo una disequazione binomia, diciamo, binomia di ottavo grado. Passiamo a quest'altro esercizio, questa è la trinomia di quarto grado, qui ricorderemo le equazioni trinomie, io pongo x alla seconda uguale a t e la trasformo in una disequazione di secondo grado. Come al solito scriverò ABC, il delta è positivo e trovo le soluzioni T1, 2 di questa disequazione di secondo grado, meno 1 e 5. E ricordo che questo trinomio è positivo per valori esterni e negativo per valori compresi tra meno 1 e 5. Devo rispondere alla domanda che era questa, cioè dov'è che è negativo? La risposta è verificato per valori compresi tra meno 1 e 5, quindi per T compreso tra meno 1 e 5, ma non dimentichiamo che T è x al quadrato, quindi x quadro compreso tra meno 1 e 5, ma questa scrittura corrisponde a questo sistema, x quadro maggiore di meno 1 o uguale e x quadro minore uguale a 5. Ora, la scrittura x quadro maggiore uguale a meno 1, che portando meno 1 a destra, a sinistra equivale a scrivere x quadro più lo maggiore o uguale a 0, è verificata per ogni x possiamo dire è maggiore di 0, non sarà uguale a 0, mentre questa scrittura x quadro meno 5 minore uguale a 0, per poterla risolvere devo risolvere prima l'equazione di secondo grado associata e poi trovare la soluzione. Passiamo alla slide successiva che è questa, qui quindi risolvo l'equazione associata, scopro che soluzioni di questa equazione sono meno radice 5 più radice di 5, questo trinomio è positivo per valori esterni e negativo per valori compresi, a me interessa determinare i valori compresi e quindi posso dire in questo caso che naturalmente la soluzione è x compreso tra meno radice di 5 più radice di 5. Se torniamo un attimo indietro all'esercizio seguente, non dimentichiamo che noi stiamo risolvendo questo esercizio e quindi stiamo risolvendo questo sistema. Questo è un sistema di due disequazioni dove la prima è sempre verificata, quindi la soluzione del sistema sarà quella della seconda disequazione. Per questo non ho fatto il grafico, cioè mi sono limitato a non fare il grafico perché poi avrei dovuto fare il grafico. Fondamentalmente la soluzione del sistema è questa, x compreso tra meno radice di 5 più radice di 5. Qui abbiamo invece un trinomio di sesto grado, risolta con la stessa tecnica, si pone x al cubo uguale a t, diventa di secondo grado, indico ABC, trovo il delta, rappresento sempre nella variabile t, x, t1 e t2, meno 8 e 3, e dirò che il trinomio è positivo all'esterno e negativo all'interno. La domanda che pone l'esercizio è la seguente, dov'è positivo questo trinomio? Sceglierò come soluzioni i valori esterni, x minore di meno 8, x maggiore di 3, ma non è x ma è bensì è t, e quindi scriverò che t è minore di meno 8 e t è maggiore di 3. Ma devo tornare al significato della lettera t che nasconde appunto x al cubo, e quindi questo si traduce scrivendo x al cubo minore di meno 8 e unione x al cubo maggiore di 3. Sappiamo che quando abbiamo delle disequazioni che sono binomie di grado dispari è facile risolvere, basta fare la radice cubica di meno 8 che è meno 2 e la radice cubica di 3 che è la seguente, e quindi scriverò x minore di meno 2 e x maggiore di radice cubica di 3, e qui finisce la disequazione trinomia di sesto grado. Quindi vediamo che è molto più facile questo tipo di questo esercizio perché ci troviamo alla fine con delle disequazioni binomie di grado dispari e le abbiamo appunto risolte. Qui abbiamo una disequazione fratta, nel caso di fratte dovremmo distinguere un numeratore e un denominatore, si pone sempre il numeratore maggiore di 0 e anche il denominatore maggiore di 0. Risolviamo il numeratore, non ripeto il procedimento perché già lo conosciamo, bisogna indicare A, B e C, delta, qui ho già indicato con meno 1 e 9 le soluzioni di questo trinomio, che è positivo per valori esterni ed è negativo all'interno perché A è maggiore di 0, però rispondiamo alla domanda dov'è positiva la disequazione del numeratore, perché è dato da questo più. È chiaro che la risposta sarà per valori esterni, dove ho scritto sì, e scriverò che la prima disequazione del numeratore è verificata per x minore di meno 1 e x maggiore di 9. Passo al denominatore, lo pongo maggiore di 0, come al solito troverò ABC, delta, e scopro che le soluzioni sono meno 5 e 3. Rappresento il segno del trinomio che è positivo per valori esterni perché A è 1, maggiore di 0, ed è negativo per valori compresi tra meno 5 e 3. Rispondo alla domanda dov'è positivo il denominatore e dirò che esso è positivo per valori esterni,
cioè per x minore di meno 5 e x maggiore di 3. Ora, non dimentichiamo che apparentemente sembra che abbiamo concluso l'esercizio, ma così non è, perché questa soluzione qui che sto inquadrando del denominatore è questa soluzione del numeratore. Devo fare un grafico finale che mi dà appunto la soluzione finale. Quindi è questo il grafico. Qui riporto il numeratore, che l'alunno ricorderà che era verificato per valori esterni, e al centro quindi è negativo, o meglio verificato che era positivo per valori esterni, e il denominatore che era positivo per valori esterni a meno 5, 3 e al centro negativo. Farò il prodotto dei segni in verticale, più per più fa più, meno per più meno per meno più, più per meno meno, più per più più. Cosa devo scegliere? Beh, se torniamo all'esercizio di prima, la domanda dell'esercizio era questa: determinare le x che rendono positivo la frazione. E quindi la risposta è la seguente: sì, cioè per x minore di meno 5, per x compreso tra meno 1 e 3, per x maggiore di 9. E qui ho scritto le soluzioni della disequazione fratta. Vediamo ancora quest'altro esercizio, qui ne abbiamo un altro, sempre una fratta, il procedimento è sempre lo stesso, è chiaro che qui si chiede dov'è, che è negativo, qui c'è un meno. E io, come al solito, invito a porre numeratore maggiore di 0, denominatore maggiore di 0 e studiare gli intervalli in cui sono positivi numeratore e denominatore. Per il numeratore, dopo aver trovato ABC e il segno di A, scopro che il numeratore è positivo per valori minori di 5 e maggiori di 11. Il denominatore, questa volta, invece, è positivo per valori compresi tra 1 e 3, perché A è negativo. Quindi ho le due soluzioni, una è questa del denominatore, non è questa del numeratore, lo posso scrivere qui a fianco, quindi questo è del denominatore e questo del numeratore. Sappiamo che non ho finito l'esercizio perché deve essere fatto il grafico. Questo è il grafico, numeratore e denominatore, riporto le soluzioni che ho trovato, quindi minori di 5 maggiori di 11, qui negativo, compreso tra 1 e 3, qui negativo col tratteggio. Farò i prodotti dei segni in verticale, più per meno meno, più per più più, più per meno meno, meno per meno più, più per meno meno. Scriverò che la soluzione finale dell'esercizio assegnato è la seguente, è quella che stavo appunto cercando, che rispondeva alla domanda di trovare le x che rendevano negativa la disequazione fratta. Qui abbiamo invece un sistema, cosa cambia? Passando dalla disequazione fratta al sistema, semplicemente non uso il tratteggio, semplicemente risolverò la prima disequazione e la seconda. La prima è facile, la seconda è di secondo grado, quindi è verificata per valori esterni, a meno 3 esterni. Qui c'è scritto dove è negativa, quindi compresi, quindi non dimentichiamo mai che dobbiamo guardare questo segno. Qui è scritto dove è negativa, quindi è compreso tra meno 3 e 3. Rappresento adesso con un grafico le soluzioni delle singole disequazioni senza usare il tratteggio e sceglierò come soluzione intervalli comuni alle due linee, quindi in questo caso sarà tra meno 3 e 2, quindi scriverò che x deve essere compresa tra meno 3 e 2 e questo intervallo è soluzione di questo sistema di disequazione. Questa è la risposta che daremo quando appunto risolviamo l'esercizio. Qui abbiamo per esempio una disequazione prodotto di binomi di secondo grado, c'è scritto di trovare gli intervalli in cui è negativa il prodotto. Come al solito io seguo la strada di porre, qui ho raccolto il segno meno, porrò il numeratore, il primo fattore maggiore di 0, il secondo fattore maggiore di 0 e risolvo separatamente i due fattori. Osserviamo che sul primo fattore non mi dilungo nella soluzione, osservo che nella parentesi ho una somma di quadrati sempre positiva. Il segno meno me la renderà sempre negativa, quindi la domanda per quale x il primo membro è maggiore di 0, sappiamo che non è mai maggiore di 0 per qualunque x, ma è sempre negativo il primo fattore, diciamo. Rimane il secondo fattore, ABC è 1 meno 4, 0, delta è un delta positivo, A è positivo, quindi questo trinomio è positivo all'esterno delle soluzioni x1 e x2 di questa equazione di secondo grado associata ed è negativo tra 0 e 4. Rispondo alla domanda, dov'è positivo, c'è scritto, dovrà accettare soluzioni esterne per x minore di 0 e maggiore di 4 e scriverò che questa è la soluzione della disequazione di partenza. Perché scelgo, ecco, in questo caso mi correggo, la disequazione di partenza ci chiedeva di determinare
gli intervalli naturalmente era un prodotto di fattori, quindi non è questa, mi correggo, cancelliamo un attimo. Allora, diciamo che quella che ho incorniciato non la incornicio più. Allora, ripeto, ho determinato la soluzione del primo fattore e del secondo fattore. Adesso devo fare il grafico per determinare gli intervalli in cui il prodotto dei due fattori è negativo. L'ho fatto nella slide successiva, che è la seguente. Quindi, grafico finale. Qui ho riportato il primo fattore che ho detto che è sempre negativo. Il secondo fattore era positivo per valori esterni ed è negativo per valori compresi tra 0 e 4. Devo fare il prodotto in verticale meno per più meno, meno per meno per più meno, e tornando all'esercizio precedente in cui si chiedeva di individuare gli intervalli in cui questo prodotto di fattori è negativo, la risposta la trovo praticamente in questo grafico, è negativo per valori esterni, x minore di 0 e maggiore di 4, quindi questa è la soluzione finale. Quindi ci correggiamo, non è quella che avevo segnato prima, bensì questa. Con questa ultima slide terminiamo la video lezione.